Quindi ci sono già due domande, quindi io inizierei in questa mia mise da cattivo di James Bond a rispondere alle cose che mi scrivete. Ad esempio, Paolo, che mi fa: "Ciao Shai, non avevo idea di chi fosse Giulia Pompili, ma nonostante questo, lunedì è stato davvero interessante. Veramente una bella intervista, sarei rimasto lì altre 2 ore. Continua così, ti stimo tantissimo." Grazie mille, Paolo. Il podcast è effettivamente andato molto molto bene. Giulia è un personaggione, super in gamba. Anche io sarei rimasto altre 2 ore. Mettiamola così: se in futuro dovessero esserci nuovi modi di collaborare con persone altre che sono già venute al podcast, eccetera, Giulia sarebbe una delle prime persone che io reinviterei a occhi chiusi, perché è veramente in gamba. E poi, in generale, io amo profondamente le persone che sono molto brave in qualcosa e ciò nonostante non diventano pompose, non si montano la testa, anzi si scazzano, rimangono tranquille. È un segno di enorme intelligenza. Ho un grande rispetto per le persone così e Giulia è sicuramente una di quelle persone, quindi super brava. Quindi sono contento che ti sia piaciuto. Perché il rischio era un po', ad esempio, inizialmente avevo un po' paura, no? Adesso mettiamo un personaggio meno noto, non vendiamo i biglietti, perché ovviamente tutto quanto si basa un po' anche su vendere i biglietti, importante. C'è il teatro da pagare, ci sono un sacco di cose. Quindi sono contento che tanti abbiano comprato a scatola chiusa e poi abbiano scoperto che l'ospite era super interessante. Perché io vi porto solo la qualità, René, la qualità. Chi non è venuto lo saprà tra un mese, esatto, quindi pubblicheremo tutto agli inizi di gennaio. Peraltro, fun fact, questo è un super fun fact, sia quando pubblicheremo il podcast con Giulia Pompili, sia quando registreremo il podcast con Id Jackal, che è in questo momento in vendita sul club, Breaking Italy non ci sarà, cioè non sarà ricominciato ancora. Breaking Italy ricomincerà circa 2 giorni dopo il podcast dei Jackal. Quindi sì, non ci vediamo per un po' dopo la prossima settimana. A meno che non veniate in teatro, in quel caso ci vediamo lì. Poi farò un video comunque in cui dico buon anno, buon Natale e Breaking Italy è fermo da A. Non, sinceramente non vedo l'ora. Cioè, sono contentissimo di fare Breaking Italy tutti i giorni, è il mio lavoro preferito, però sono stanchissimo. Sì, tutti nel team qui sono, mi accorgo che siamo tutti un po' stanchi, quindi un po' di pausa ci sta tutta. Esatto, il discorso di fine anno di Mattarella sarà l'ultimo. Oh no, sarà l'ultimo. Se lo fanno come l'anno scorso, che era una porcheria. Non Mattarella, cioè, presidente, mi perdoni, però come l'hanno costruito non mi piaceva. Io voglio lui seduto nella poltrona. Cioè, io sono un tradizionalista in questo, no? Ci deve essere lui, cioè, non l'anno scorso era tipo aveva un leggio ed era in piedi. No, no, ci deve essere lui al Quirinale, seduto nel divano, nella poltrona di pelle, alla scrivania, va? Però una roba. Poi dopo, quando ci sarà il presidente Berlusconi, lui la cosa se la può fare in spiaggia, no? A Porto Piscina, col musichino. In quel caso, a quel punto, direi che il contesto lo permette, però l'ultima di Mattarella me la devono fare bene. Oh. No, non dico ai livelli di Pertini. Avete mai visto? Andatevi dopo che è finita questa live, andate a cercarvi i discorsi di fine anno, che è una tradizione vecchissima, di Pertini. Che era una roba pallosissima perché ovviamente i tempi erano quelli che erano, quindi c'era lui che parlava a ruota libera con la pipa per tantissimo tempo con due videocamere, cioè una roba veramente devastante. Adesso sono diventati un pochino più istituzionali, un pochino più curati, no? Più adatti ai tempi in cui nessuno di noi è in grado di rimanere attento per più di 5 minuti. Però
Però, ecco, non allontaniamoci troppo dal modello Pertini. Un pochino va bene, ma non troppo. Non troppo. Dopo l'ultimo podcast mi ero ripromessa di non venire più a teatro per un po' e niente, ci vediamo a gennaio, ho già comprato i biglietti. Molto bene Silvia, molto bene, mi raccomando, venite a me giovani, vi aspetto. Molto bene, non va bene questa, mi riprometto di no, tornate a vedermi. Ecco, ormai sto facendo questo sforzo enorme di uscire dall'isola, quindi... Dovete cogliere questa cosa, perché poi a un certo punto ritornerò nel compound, che è la mia isola, e non... quindi mi raccomando. Altra domanda. Asdomalkita. Asdo... No, azzo da melk. Azzo da melk. Ita. Ma perché podcast? Che tra l'altro fa tanto... ho dimenticato di caricare la versione solo audio. Ecco cosa ho dimenticato di fare, oggi avevo troppe cose da fare. Ma perché podcast, che tra l'altro fa tanto fanboy Apple, e non un bel Breaking Italy Show? Sei un teatro e nemmeno indussi delle cuffie con simpatia. Allora, la questione di cambiare il nome del podcast è emersa quando lo stavamo facendo. Però io mi sono impuntato per mantenere il nome podcast, anche se poi di fatto non è un podcast. A parte che non pubblichiamo neanche... Cioè, pubblichiamo... Dopo molto tempo la versione audio, anche se avevo promesso che l'avremmo pubblicata praticamente subito, ma perché siamo sempre di corsa, abbiamo un sacco di casini e quindi è capitato che... Vabbè. Ma a prescindere da questo, io ci tengo al branding. Cioè, una volta che ho fatto lo sforzo di fare una roba, non ne voglio fare mille altre, quindi il mio podcast è diventato quella cosa lì. E poi io non voglio prendermi sul serio, non voglio prendermi troppo sul serio, quindi non mi piace questa idea di fare di lo show incredibile, no, è comunque il mio podcast, è solo che è molto in grande, cioè, non mi voglio prendere troppo sul serio, voglio fare le cose bene, belline, in un teatro, quindi sennò fate a modo mio, si vede che c'è il mio modo di fare le cose dietro. Però è comunque il mio podcast e quindi mi piace che rimanga così senza troppe pretese, ecco, anche se ne ha tantissime. Esatto, il podcast grande, il podcast più grande lo dovrei chiamare. Quindi no, non lo vivo come un grande problema, insomma. È più importante la forma delle cose, è sempre molto importante e io cerco di prestare attenzione alla forma, ovviamente la sostanza è però la cosa principale, quindi ci sta. Non è una mia fissa chiamarlo lo show, che va bene, che poi metti che un giorno diventa una roba televisiva la più vista ed è comunque il pod, cioè fantastico. LR, ciao Shai, manda un saluto di conforto alla mia compagna che si è trasferita a Sassari dal profondo nord Italia per studiare medicina. Oh no, che dispiacere. Allora, però, mettiamola così. Sassari, va bene, capisco la difficoltà, però la Sardegna è meravigliosa, quindi mi raccomando, a un certo punto... Prendere una macchina... Lei non può stare senza un'auto. Lei deve procurarsi un'automobile. E deve girare la Sardegna. Innanzitutto deve venire a Cagliari. Deve vedere Cagliari. E poi deve... Cioè, da Sassari puoi vedere un sacco di cose belle. Puoi andare a Olbia, puoi andare ad Alghero. Puoi girarti tutto il nord della Sardegna, le coste che sono molto belle. L'interno che è molto bello. Normalmente, quando una persona fa questa roba qui e la fa così, poi non se ne vuole più andare. E conosco tantissima gente che ci è rimasta sotto in questo modo, perché poi in Sardegna se trovi lavoro si vive strabene, quindi io consiglierei altro che conforto. Poi Sassari, mi rendo conto delle difficoltà di stare a Sassari, che è Sassari, però tutto il resto della Sardegna ci sta, quindi
Cagliari non è Sardegna, scrive qualcuno che non è di Cagliari e quindi non capisce la bellezza di Cagliari. Però Cagliari non è Sardegna, cioè nel senso, Cagliari è l'unica città della Sardegna, diciamoci la verità. Cagliari è l'unica città che si crede una città, anche se piccoletta, della Sardegna. Tutto il resto sono paesi, anche Sassari, che dice, oh, adesso noi siamo una realtà metropolitana. Non mi fate ridere. Non è così. Cagliari è l'unica città della Sardegna. Tutto il resto è wastelands, è luogo, no? Di deserto atomico. Però è un deserto atomico meraviglioso, con delle persone meravigliose. Quindi mi raccomando. Mister Fullzilla, ciao Shai, una domanda. Qual è il nome di quel sito che offre corsi di formazione a pagamento che avevi sponsorizzato qualche tempo fa? Vorrei usarlo, ma non ricordo in quale video ne avevi parlato. Grazie mille, ti voglio bene. Grazie mille, che carino, grazie. Il sito è Start to Impact. Credo che fosse scritto col 2, Start to Impact. Credo che collaboreremo con loro in futuro, non sono sicuro, però potrebbe essere perché è è un buon servizio. Fun fact, per mio padre che è all'ascolto, un fatto divertente, di Start to Impact, della scuola, di Start to Impact, dei corsi, della scuola un po' così, dei corsi, moltissimi erano comparsi nei curricula che avevo, nei curriculum, per chi dice che non devo farlo al plurale, che avevamo analizzato. Che avevamo visto che quando stavamo cercando personale, un sacco di persone avevano fatto dei corsi su Start to Impact e questo era prima che diventassero nostri partner. No, che noi diventassimo, cioè che ci fosse questa partnership. Quindi sì, Start to Impact, consigliatissimo. Magari credo che in futuro di nuovo ci saranno delle cose che faremo con loro, immagino anche con degli sconti, con dei codici, non è un po' presto per dirlo, visto che ormai stiamo chiudendo l'anno, però nel caso dovesse succedere sarei contento perché è un buon servizio. Super carino, grazie mille, ti voglio bene, lo apprezzo. Time Man. Vabbè, visto che è l'ultima live di questo stupendissimo 2021 e che poi passerà del tempo, ne approfitto per ricordarti che Animal Crossing è still un gioco brutto. Mica che ti dimentichi il mio parere super oggettivo. Buone vacanze e buon relax. Grazie mille. No, Animal Crossing è un bel gioco. Devo ammettere che io sono una settimana. Da venerdì scorso, quando ne ho parlato e ho promesso, ah, condividerò. Questo è soprattutto, lo dico per Celestra. Condividerò il mio. Eccola in chat. Lo dico per te questo. Avevo promesso il codice sogno. Non ho giocato ad Animal Crossing da venerdì scorso. Però prometto, potessi morire, che domani lo pubblico su Instagram. Mi seguite su Instagram? Andate su instagram.com/shooterHQ, seguitemi lì e domani metto il codice sogno, promesso. Domani mattina mi sveglio, accendo la Switch, non me lo ricordo il codice sogno. Domani lo metto lì. Non è che mi passa la voglia, è che sto sempre lavorando e sono stanco. E la sera quando torno a casa dico, oggi cascasse il mondo. A un certo punto giocherò con la Switch e poi sono stanchissimo e vado a letto prestissimo. Non sono contento di questa cosa, però per ora è così. Per ora si lavora ancora veramente tantissimo. Sara, una domanda. Che peraltro, ok, dai, oggi ce ne sono un sacco. Questa è l'ultima in realtà. No, non è vero, abbiamo un sacco di tempo. Sto dicendo, sono le 17. È 17. Ciao Shai, mille grazie per il lavoro che fai, grazie mille. È un lavoro di gruppo ormai. Però lo apprezzo molto. Ne sono il bel volto.
questi capelli sporchi. Volevo chiederti, visto che vivo all'estero, esattamente in UK, mi piacerebbe trovare un format simile al tuo, anche podcast, focalizzato sul Regno Unito. Suggerimenti? PS, Irene Fakeris, mi dispiace molto, ho pronunciato male il cognome, al podcast. Allora, per ordine, innanzitutto grazie mille dei complimenti. Allora, un format simile al mio, focalizzato sul Regno Unito. Simile al mio non c'è. Però ti posso consigliare un canale YouTube che si chiama TLDR News. Too Long Didn't Read News. E ce n'è sia una versione statunitense, che però è sempre fatta da britannici, sia una proprio focalizzata sul Regno Unito. Sono diventati molto forti durante il periodo del Brexit, perché parlavano spesso di Brexit. Però non è un format come il mio, cioè fanno ogni tanto dei video e parlano di cose, soprattutto di politica interna del Regno Unito. È un bel canale, te lo consiglio. Anche se da un pochino che non guardo i loro video, devo dire, mesi. Però ricordo fosse un bel canale. E c'è anche la versione dell'Unione Europea di TLDR, giusto? È verissimo. Quindi sono bravi, son bravi. Non è un grande gruppo, sono tipo in due, cioè non, almeno che io ricordi non sono due o tre. Però bravi, mi piacciono. Irene Fakeris al podcast. Vediamo, non lo sapete che non dico niente, quindi cioè, mi fa ridere che continuate a dirmi i nomi, però da me avrete sempre risposte tipo, whatever, vediamo. Cosa che succede è che, peraltro devo fare questa cosa della poker face anche di persona, perché durante i meet and greet, che sono prima e dopo il podcast, in genere per la prima fila, al prossimo giro è per la prima fila e per la seconda, però in genere sarà sempre per la prima. Spesso mi fate dei nomi, io devo sempre fare quindi come Cruciani, quando Cruciani al podcast scrive Ugo Hardcore chissà, chi lo sa. Barbero, chi altri? Mattarella. Sandro, tu chiuderai la stagione, cioè ultima puntata con dal nulla peraltro, tipo magari, esatto, invito Mentana, poi a un certo punto, tipo dopo i primi 5 minuti, Sandro, tu entri, lo colpisci forte con una sedia e ne prendi il posto. A Mentana non diciamo niente, cioè questa cosa la facciamo accadere senza che lui sappia nulla. Mi firmi una liberatoria, nel senso che diciamo che io non ne sapevo niente, ti prendi tutta la responsabilità, però che comunicazione. Adriano, ciao, parto con gli auguri di buone feste, molto generici, grazie mille, anche a te e famiglia. Siete abbonati alla rivista Limes? Io da quando mi sono abbonato ho scoperto una visione del mondo molto reale e molto diversa rispetto al pensiero comune. In due parole, post-storicismo ed economicismo. Allora, in questo momento non siamo abbonati. Limes è una di quelle riviste che noi accendiamo e spegniamo di continuo. Ci sono dei periodi in cui ha senso che ci abboniamo e poi altri in cui... Ride di Rick Dufer. Grazie mille, Rick. Grazie, apprezzo un sacco. Benvenuti tutti, molto bene. Stiamo parlando di Limes, quindi adesso mi sento sotto pressione. Bene, molto bene. Vedo che ci sono delle domande intelligenti. Cos'è Limes? Chiede Merlo. Limes è una rivista, una pubblicazione che esce sia cartacea, io ne ho un paio di numeri cartacei, sia online, la consiglio online perché poi cartacea sono dei volumetti grossi così, cioè non sai dove metterti. In cui si parla di geopolitica principalmente. Quindi esatto, e poi basta con sta carta. Ciao Riccardo, sto benone, perché si avvicinano le vacanze, più si avvicinano le vacanze più il mio corpo ormai decadente gioisce, quindi grazie mille per il ride. Quindi dicevo, noi non abbiamo in questo momento Limes, però ci sono alcune pubblicazioni che accendiamo e spegniamo
perché magari non ha senso averle sempre sempre, no? E quindi in un'ottica di contenimento dei costi, alcune le accendiamo e le spegniamo. Devo dirti che io non sono un super fan di Limes e del loro approccio alle cose. Da ignorante dico questo, non è che mo è arrivato, cioè, capitan geopolitica, no. Però ecco, non è esattamente... Un'altra roba che accendiamo e spegniamo spesso è The Economist, che è un giornale che a me piace molto, però alle volte è un po'... cioè un po' ridondante averlo. Ed è super pallosissimo disiscriversi. Come su Limes è difficilissimo disiscriversi. Questo è un problema del gruppo Gedi ed è un problema di molte pubblicazioni americane. Che cioè, veramente, per iscriverti un click, per disiscriverti, manda un fax e poi chiama. Addirittura l'Economist ti fanno il terzo grado. Cioè tu devi parlare con un tizio, fortunatamente in chat, perché sono europeo, se no dovresti telefonargli, e ti chiede perché. Perché ti sei disiscritto? Per questo. Ah, ma non sei interessato a se ti facciamo uno sconto a rimanere? Quindi io peraltro vi consiglio di fare questa cosa. Tipo con i giornali americani, voi vi iscrivete, quando il costo aumenta, voi vi disiscrivete, vi chiedono, oh no, non te ne andare, dai, rimani, ti facciamo la metà. Questa cosa succede. Quindi potete fare, non so quante volte possiate fare questo giochino, però un po' sì. Mentre altri giornali siamo fissi, no? Tipo quelli classici, Repubblica, il Corriere, il New York Times, boh, il Foglio, quelli ce li abbiamo sempre. Però ecco, Limes lo accendiamo e lo spegniamo. Tipo quest'anno l'abbiamo avuto per qualche mese, poi l'abbiamo tolto. Foreign Affairs è un altro che accendiamo e spegniamo. È molto, molto, molto carina. È esattamente No, non è questione di essere tanalle, dai. È che alcune cose non ha senso. Perché alcune cose sono ridondanti, quindi quelli che visitiamo di più. Oppure, sapete, tipo, cos'è molto costoso? I giornali specifici, tipo il Sole 24 Ore. Il Financial Times sono molto costosi. Domani, per qualche ragione, è piuttosto costoso. Costa tipo 6 euro a settimana. Quindi alcuni li mettiamo, poi li togliamo, insomma. Libero il giornale li teniamo? No, Libero il giornale non abbiamo abbonamenti. Non mi sembra sensato. Li leggiamo, capita che leggiamo degli articoli sul Libero del Giornale, per carità, però meno di altri perché non li considero particolarmente autorevoli. Quindi, se giusto devi leggere il pezzettino d'opinione, giusto per capire un po' che aria tira in certi ambiti, lo fai. Però, se proprio ho bisogno di giornali, cioè di informazioni molto precise, eccetera, non vado lì. Non sono. In realtà, leggo poco. Cioè, noi leggiamo molta più stampa estera che stampa. Cioè, la maggior parte della stampa che. Estera che leggiamo, perché per ovvie ragioni, insomma. Il Fatto Quotidiano è un altro che accendiamo e spegniamo. Io sono abbonato al Foglio sempre perché è uno dei miei giornali preferiti. Sono abbonato anche se il Foglio per alcune cose è un po' pallosetto, molta politica italiana, eccetera. Siamo sempre abbonati ai classici Corriere, Repubblica, il Post, anche se il Post non devi essere abbonato. Il mio è un abbonamento di fandom, e quindi siamo abbonati al Post. Hai letto Cosa spiegate bene la rivista del Post? No, Bonni, non l'ho letto effettivamente, non gli ho dato un'occhiata. Kaiserita, Kaiser Itaraf scrive: dato che hanno menzionato Limes, cosa ne pensi della geopolitica come materia di studi? Ho un amico che la studia e ho l'impressione che passino tutto il loro tempo a parlarsi addosso senza mai concludere nulla. No, non è vero, cioè, no, dipende. È una materia di studi interessante. Io la trovo interessante. Quello che a me non piace è, l'avevo detto altre volte, questa cosa, è veramente, lo dico da ignorante, è l'approccio. Troppo,
troppo meccanicistico delle questioni umane, nel senso è sempre tutta una questione di perché lì ci passa il gas, perché quelli vogliono il petrolio, perché lì c'è lo sbocco al mare, che sono cose vere, umane, cioè che influenzano i rapporti tra stati, però quando viene, si esclude la variante umana, la variabile umana della politica interna dei paesi, diventa tutto un risico, come se tutti i paesi fossero governati in maniera totalmente razionale da leader totalmente razionali, e non è così, non è così, perché le democrazie, soprattutto, ma in generale tutti gli apparati di governo, hanno a che fare con dissidi interni, problemi, leader che fanno cose che spesso non sono la miglior soluzione, ma la fanno per delle ragioni, insomma, ci sono tante, tante ragioni per le quali un paese fa una cosa rispetto a un'altra, e si racconta spesso, e che eludono le questioni geopolitiche. Quindi, perché Erdogan fa questa cosa qui? Che vantaggio ne ha a livello strategico? Magari in politica estera nessuno, ma fare questa cosa gli serve per risaldare la politica interna, perché deve essere rieletto, perché l'economia va male, quindi insomma ci sono tante ragioni per cui gli stati fanno le cose che fanno, le nazioni fanno le cose che fanno. Quando ecco l'approccio è troppo strategico sempre, un po' mi annoia, cioè lo trovo un approccio un pochino troppo scolastico, ecco, però di nuovo... Sono un ignorante, cioè che ne so io, cioè sono un tizio che parla su internet, che cioè non ne so nulla, quindi sono solo uno che legge molto. Conosci 538? Sì, lo conosco. Non sono particolarmente... cioè non è tra le mie letture giornaliere, devo dire, però sì, seguo. Quindi sì, non abbiamo prossime domande, quindi rimango in attesa di una domanda. E grazie per i complimenti, Marco Sky 2. Complimenti dal londinese, lo apprezzo molto. Sono molto emozionato all'idea che tra mezz'ora inizierà il mio weekend. Potrò tornarmene a casa. Anche se, salendo sulla moto, vedrò la mia moto danneggiata. Qualcuno mi ha danneggiato la moto. Non so come spiegarvelo. Praticamente la mia moto funziona così. Il manubrio fa questo, ok? Non è così alto, è più così. Comunque fa questo. Così, ecco. Diciamo che quando sono in moto io sono più o meno così, ok? Sotto ha due orecchie che sono le frecce, e che quindi sono un po' sotto il manubrio, non so come dire. Quindi se tu arrivi con un'auto, colpisci prima il manubrio della freccia, quindi la freccia è protetta. Ciononostante, parcheggiata sotto casa mia nei parcheggi interni, ho trovato una di queste orecchie che è giù, è rotta. Quindi vuol dire che qualcuno me l'ha danneggiata o apposta fisicamente, cioè l'ha colpita di proposito, o l'ha colpita per sbaglio e poi non mi ha detto niente. Quindi mo c'ho sto orecchia pendente. Considerando quanto Harley si fa pagare le cose, mi costerà un miliardo di euro aggiustare una freccia. Sono contento. Grazie amici. Sono molto contento. No, non è incollata, non so come... Domani cerco di smontarla e vedo se si può... Se è rotto o se si è solo allentata, non lo so. Sì, sì, no, io continuo ad andare in moto tutto l'anno. Cioè, io in questo momento ho il maglione sotto la maglia termica, ho i jeans, ma sotto la calzamaglia termica, e poi dopo metterò il giubbotto, che ha tutti gli strati, compreso quello termico, che è fatto di quel materiale, dentro ovviamente, fuori non si vede. Avete presente quando salvano le persone, tipo perché cadono da un posto e arriva l'ambulanza? Sandro lo sa bene, Sandro il moderatore, dico, sembra che tutti sappiate di chi sto parlando, il moderatore che è adesso in chat.
e ti avvolgono quella sorta di plaid che sembra fatto di metallo. Ecco, all'interno del mio giubbotto c'è anche quella roba lì. Quindi io sono super attrezzato per continuare a utilizzare la moto durante l'inverno. Perché io ho fatto una scelta di fondo e ho detto non mi compro la macchina, mi compro la moto, perché non voglio mantenere due cose e avevo fatto il prestito per comprarmi la moto perché non potevo permettermelo. E quindi sono andato all-in e quindi io tutto l'anno giro in moto. E quindi ho freddissimo, però insomma si fa. Però sono in Sardegna, cioè se fossi tipo in Veneto magari non avrei fatto questa scelta. Questo spiega perché sei spesso malaticcio. No, sono spesso malaticcio perché ho un figlio. A me fa volare questa cosa che mi scrivete che in Sardegna non esiste l'inverno, perché da poco l'ha detto qualcuno nel club, nella chat del club, e io gli ho mostrato i video delle persone che vagano in Sardegna, in una Sardegna totalmente innevata in questi giorni, perché la Sardegna è grande ed è costiera, ma è anche montuosa e arriva a essere molto fredda. Quindi questa cosa non esiste l'inverno in Sardegna è totalmente falso, è totalmente sbagliato. Esiste l'inverno e fa freddo in certi punti della Sardegna. Fortunatamente non a Cagliari, quindi io comunque rimango una bestia costiera. E Cagliari è sostanzialmente all'altezza dell'Africa, quindi quasi, quindi ci siamo. Nuova domanda in super chat. Laura 28098. Ok, domanda su qualcuno. Non posso sottrarmi. Cosa ne pensi di Francesco Borgonovo? È triste che lo invitino spesso in TV. La TV italiana è molto disinformativa ed è il media più popolare del paese. Allora, Francesco Borgonovo scrive per La Verità. La Verità è probabilmente il peggior giornale italiano. Non per una questione di orientamento politico, perché per dire, anche il Foglio combatte delle battaglie che io non condivido, però ad esempio io ritengo sia un buon giornale, scritto bene. Di nuovo, ha un posizionamento politico che non coincide esattamente col mio spesso. Di brutto anche, cioè mi ricordo le battaglie anti-aborto di Ferrara, per carità. Però ecco, cioè, non è una questione politica, quindi così non arrivate a dirmi: Oddio, perché di destra non si può essere di destra? Si può tranquillamente essere di destra. Però secondo me è un brutto giornale, personalmente, non lo trovo un buon giornale. Francesco Borgonovo è un po' espressione di un modo di fare giornalismo che è comune nel nostro paese, è anche apprezzato, eccetera. E quindi, essendo un'espressione, a me non fa impazzire come personaggio, ovviamente. No? Non è che, ecco, se dovessi pensare a giornalisti che stimo, non è lui il mio punto di riferimento, ecco. Peraltro, penso che siamo coetanei. Sono quasi sicuro che Borgonovo sia dell'84. È triste che lo invitino spesso in TV, dici. Ma se allora il punto è un po' questo. Lo diceva anche oggi Costa su Morning, peraltro. Che peraltro non erano parole sue, stava citando un altro articolo ancora, che ora non mi ricordo di chi è, perché non l'ho letto io poi. Ma è vero, una cosa che si sa da tempo. I talk show necessitano di confronto, necessitano di scontro, e questa cosa la si sa da anni, e non solo la si sa da anni, ma da anni si sa, e io questo lo so perché conosco tante persone che vanno a talk show e parlano, e poi io ci parlo, magari non pubblicamente, ma succede nell'ambiente, no? Che ci si parli. Quando tu vai da una Lilli Gruber, adesso io cerco Lilli Gruber perché mi piace Lilli Gruber, però è da ovunque. Alla Mediaset, eccetera, dritto e rovescio, che ne so. Tu sei
Tu non è che parli proprio a nome tuo, ma rappresenti uno stereotipo. Cioè, se io vado, a me non mi invitano, ad esempio, perché io non è che, non solo non sono nessuno, per dire, ma non rappresento nessuno. Cioè, potrebbero invitarmi un giorno se io parlassi degli YouTubers, perché sarei il pazzo YouTuber che fa la cosa strana, ok? In quel caso mi possono invitare. E io non posso uscire da quel seminato. Se mi invitano, non me, un'altra persona, perché sono l'europeista, mi invitano in qualità di europeista e poi invitano un anti-europeista. E quello lì deve dire cose da anti-europeista. E io devo dire cose da europeista. E ci scontriamo su quello. Perché il conflitto è la base di tutto, il conflitto è la base del racconto, il conflitto è la base delle storie, no? Una bella storia, in un libro, in un film, in un qualsiasi cosa, a un certo punto ha il conflitto, no? È sempre, l'eroe, cioè c'era una volta il paesello, poi è successo un problema, qualcuno cerca di risolvere questo problema ed entra in conflitto con qualcun altro. Il conflitto si risolve e tutti vissero felici e contenti. Il conflitto è proprio la base di come noi interpretiamo la realtà. E senza il conflitto non può, questi talk show non possono esistere. E quindi è per quello che ci sono continuamente personaggi di giornali, tutto sommato non così importanti, che sono sovrarrappresentati in televisione. Perché è necessario che questo conflitto venga mantenuto, altrimenti chi ti guarda? Cioè, se va, siamo tutti d'accordo. Non va bene. Dovrebbero essere altre dinamiche. Per dire, banalmente, il podcast mio ha altre dinamiche. Nel senso, io non ho mai problemi a dire a qualcuno che non sono d'accordo con lui, lo faccio a modo mio. Alle volte è più apprezzato, alle volte meno apprezzato dall'ospite. Però mi conoscete, sapete come sono fatto. Ma anche se non c'è un conflitto, ad esempio, con Giulia Pompili il conflitto non c'era. Ci sono comunque altre ragioni per cui il podcast è seguito. Banalmente, il rapporto che io ho con le persone che mi guardano, che mi conoscono, sanno come affronterò certe cose, conoscono la mia comicità, perché poi c'è anche quell'elemento. Ma in TV, in cui la gente entra ed esce, cambia canale, arriva e si guarda Giletti, ci deve essere un conflitto a un certo punto, perché sennò che palle. E quindi Francesco Borgonovo è spesso in TV. Oh Gesù, Lily Gruber no. Non mi cercate Lily Gruber. Lily Gruber è la mia waifu. Non cercatemi Lily Gruber. Non potete criticarmela. Niente critiche, solo complimenti per Lily Gruber. Beh, basterebbe eliminare i talk show, scrive Emanon Stradamus. Il talk show, sai cosa? È che è un prodotto economico, cioè in termini comunque di produzioni televisive che costano cifre esorbitanti, però rispetto ad altri è comunque un prodotto economico, che davvero te lo fai in poco, cioè non hai bisogno di tanto. Poi ce ne sono di buoni e meno buoni, per dire, banalmente, quello di Lily Gruber costa meno di quello di Formigli. Adesso io non so quanto voi siate avvezzi a chi guarda la TV, chi non la guarda, la maggior parte di voi magari non sa neanche di cosa sto parlando. Però per dire, Lily Gruber ogni sera dopo il telegiornale intervista degli ospiti, ci sono sempre dei giornalisti, ci sono sempre dei politici e poi c'è un pezzettino fatto da un altro giornalista che si chiama Pagliaro che fa una cosettina sua che non c'entra niente. Finito, cioè non ha un costo così grande. Mentre Piazza Pulita, che sicuramente che è a parer mio il miglior talk show al momento, da anni. Ha anche tutte delle inchieste che vengono poi presentate, quindi non dico che si avvicina al report, che fa un'altra cosa ancora, però un pochino sì, un pochino fanno le inchieste, insomma, fanno delle cose interessanti. E poi ne parlano con gli ospiti, eccetera. Quello sicuramente costa di più, è fatto meglio, perché puoi dire i talk show è anche un po' riduttivo. Però in generale è comunque un prodotto abbastanza economico, no? Rispetto a farti, che ne so, altri contenuti più strutturati. E
E quindi molte TV riempiono i palinsesti con gente che parla. È comprensibile. Gruber, quella che è spesso ospite da Travaglia 8 e mezzo, cioè tu intendi che Travaglio è ospite di Lili Gruber 8 e mezzo? Sì, però che vi piaccia o non vi piaccia, il Fatto Quotidiano è un giornale importante del nostro paese, eh? Cioè, dovremmo chiederci come mai non ci sono più giornalisti di altre testate, che magari sarebbe comunque interessante sentire. Però. Ah, intendevi che lascia parlare troppo Travaglio? Ma anche lei fa un po' gioco, cioè cercate anche di capire questo, perché poi ognuno deve portarsi a casa un risultato, eh? E il risultato è sempre in termini di share. Quindi era l'ironia, ma non l'avevo capita. sì, ok. Ah, sulla varietà degli ospiti. Sì, c'è cioè, ragione Adalbert, c'è ragione. C'è Travaglio, c'è Sallusti, c'è Scanzi. Sono sempre gli stessi, è vero. C'è Marianna Aprile, sono sempre quelli. Che ti devo dire? È vero. Però ce ne sono vari comunque. Poi c'è la Milano dell'Espresso, Annalisa Pozzocrea, ce ne sono un po'. Insomma. Vado avanti, che abbiamo ancora un quarto d'ora. Daltec. Ciao, Sera Shai, ho ricevuto lo stipendio del mio primo stage. Ancora da studente. Ok, vedo che ci sono troppe domande, quindi blocchiamo le domande. Ho fatto. Ok, non sono in grado di schiacciare un tasto. Quindi fermi tutti, dopo Daniele non mettete altro. Ho ricevuto lo stipendio del mio primo stage, scrive Daltec, fantastico. Ancora da studente, 1 euro l'ora. Ok, 7 giorni al mese. Ok. E volevo dare un contributo per ringraziarvi del lavoro che svolgete. Grazie mille, cioè, grazie mille, cioè, ci stai. Grazie, è un contributo enorme, anche visto quanto ti pagano l'ora. Quindi grazie mille, mi sento anche un po' in imbarazzo. Domanda: come si potrebbero migliorare le esperienze di apprendistato e scuola-lavoro? Bella domanda. Allora, vediamo. Allora, io ho una posizione molto netta per quanto riguarda i tirocini formativi, perché noi abbiamo, io ho assunto praticamente tutte le persone che sono entrate a lavorare qui, tranne una, che però vabbè doveva fare un lavoro, che poi qui no, qui a Breaking Italy no, tutte quante, 100%, tramite un tirocinio. Quindi tirocinio formativo di 6 mesi massimo, quello è sempre stato 6 mesi. E poi, se le cose vanno bene, se funzionano, assunzione. Ho sempre fatto così. Quindi, perché io credo nel tirocinio. Cioè, che è una cosa che spesso non è compresa. Quando ogni volta che noi diciamo, ogni volta che io metto il bando per il tirocinio, il bando nel senso di, ehi, stiamo cercando persone per un tirocinio, vengo subissato di critiche, tipo, ah, il lavoro si paga, che schifo, proprio tu. Peraltro dicendomi, ma è un tirocinio pagato? Allora, dobbiamo fare un attimo di chiarezza su questo. Tipo, i tirocini sono sempre pagati, perché i tirocini non è ti do dei soldi e te li metti in tasca, quella è un'altra cosa. Il tirocinio ha tutta una struttura che passa normalmente tramite la regione, almeno quelli che abbiamo attivato noi in genere sono, infatti, sono quelli che passano tramite la regione. In qualche caso i soldi li mette la regione, nella maggior parte dei casi li mette comunque tutti i datori di lavoro. Io li metto io. C'è un tutor, sei controllato, devi fare dei report, devi dire cosa la persona sta imparando, cioè è un processo un po' strutturato. Credo che si possano anche fare di 12 mesi, in realtà di 6 mesi e poi 6 mesi, però a me sembra eccessivo, quindi non si fa. Però ecco, in quei 6 mesi, se il lavoro è un lavoro che va imparato, perché non esiste, e la persona non ha esperienza pregressa, e io ho sempre cercato persone senza esperienza pregressa perché voglio che si formino qui dentro, sono d'accordo con l'attivare i tirocini. Che mi rendo conto che siano. Poi in realtà hanno un minimo i tirocini, quindi non possono essere non pagati, però
Da lì poi puoi aggiungere, puoi costruire, se vuoi puoi aggiungere, cioè non è che c'è un minimo ma non c'è un massimo, ecco. Io sono d'accordo, nel senso, se l'azienda si sta impegnando per formarti e tu farai delle cagate, perché farai delle cagate, è fisiologico che tu faccia delle cagate e inizialmente rallenti il lavoro di tutti, perché è così, cioè la gente è convinta che sa fare tutto, ma non è così. Ci sta che hai un periodo di prova in cui stai imparando delle cose. Nel momento in cui hai imparato, magari non hai imparato tutto, perché comunque non si finisce di imparare in 6 mesi, però l'azienda ha abbastanza la certezza che comunque non spacchi tutto e non devi essere seguito da qualcuno, a quel punto il tirocinio perde il suo valore e quindi ci deve essere un tipo di contratto diverso. Questo è il mio punto di vista. Le esperienze di, quindi apprendistato, immagino che sia più o meno simile la questione. Scuola lavoro non lo so, perché noi non abbiamo mai attivato persone che entrano direttamente da scuola. Non so, non credo che lo faremo a breve, non lo so, in realtà non so niente. Il problema, secondo me, di questi mondi è che poi vengono utilizzati come sfruttamento perché ti pago poco, lavori e comunque mi copri delle cose, mi fai delle cose, ti pago poco e poi ti mando via. Ovviamente questa cosa non è giusta, io cioè, la trovo sbagliata, la trovo sbagliatissimo che si faccia questo tipo di ragionamento, tanto più che io l'ho vissuto nella mia pelle perché sono stato dall'altra parte e sono stato la persona sfruttata che veniva messa a lavorare, pagata niente con la scusa dell'apprendistato. Ecco, l'unica cosa, e quindi non esiste quella roba lì, va sanzionata quella roba lì, super sbagliata. L'unica cosa che mi permetto ogni volta di dire è, però togliamoci dalla testa quest'idea che si sappia fare tutto, perché molte persone hanno l'idea che sono a fare tutto e quindi il lavoro si paga, io voglio entrare e avere subito un contratto a tempo indeterminato perché sono super bravo. E in realtà no, non funzionano così i luoghi di lavoro, ecco. Anche io la pensavo così prima, quando sono entrato nel mondo del lavoro, però non è così. Poi tirocinio e apprendistato sono diversi, mi dite, però io cioè vi sto parlando delle mie esperienze, non posso parlarvi di cose che non conosco. Celestra scrive: le persone non capiscono questo quanto investimento ci vuole in termini di tempo per formare seriamente la risorsa, soprattutto per una piccola azienda. Tempo perso o investito, se va bene, da parte della risorsa che insegna. Quella risorsa non avrà più o più non avrà più lo stesso tempo per svolgere le mansioni che aveva prima. Se il tirocinante per qualsiasi motivo non va bene, è un disastro. Ma infatti, cioè, è capitato a noi che alcune cose non andassero così bene con tirocinanti o le cose. Perché alle volte poi le persone non cliccano o pensano che il lavoro sarà una cosa e poi è diverso. E lì è dura, perché comunque, veramente, tipo in un piccolo team come il nostro, cioè, quando qualcuno scazza e sbaglia qualcosa, è un lavoro di filiera, quindi ricade su tutti gli altri. Cioè, tutti quanti devono riprendere quello che hai fatto, sistemarlo. E vuol dire si va tutti a casa tardi, si va tutti, cioè, perché comunque il prodotto deve uscire. Quindi, cioè, si fa 2 ore tardi tutti, vuol dire quella roba lì. Quindi, soprattutto io non ho orari, io lavoro sempre. Vabbè, è così. Quindi io questa cosa me la metto in conto e dico, vabbè, sarà così ancora per un po'. E poi ancora per un po' quando dovremo formare nuove persone. Però a un certo punto è un investimento, quindi per me è un investimento importantissimo. Dopo che ho formato una persona, non voglio che se ne vada, anche perché poi io faccio anche degli investimenti emotivi nelle persone umane, quindi non. Però ecco. Io so che l'apprendistato è 3 o 5 anni, quello non lo so, no, quello sono realtà diverse. Non lo so.
cioè, per ora abbiamo sempre fatto tirocinio e poi contratto. Quindi non lo so. Magari 6 mesi sono troppo, 6 mesi sono troppo pochi, che li ritengo, cioè non ritengo corretto che qualcuno faccia un tirocinio per oltre 6 mesi, perché comunque è un pezzo, è comunque lavorando. Cioè, nel senso, il tuo impegno, cioè, esiste, capito? Quindi riconosco anche l'impegno dall'altra parte. E ci sta. Ovviamente questo è un discorso che vale soltanto per chi non ha esperienza, eh? Per chi ha esperienza e quindi non è... C'ha già fatto un certo tipo di lavoro, eccetera. È tutto un altro discorso. Non esiste che ricominci dal tirocinio. Ma quello è un altro mondo. Vado avanti. Sassarese ha piedato. voi che gli anni da Nicola Moto avete rovinato l'Italia. Sai che non sono mai venuto a Sassari in moto? Dovrei farlo. Però una volta ho detto alla mia compagna: perché non andiamo a Sassari un giorno? E mi ha detto: cosa ci andiamo a fare a Sassari in moto? E in effetti è una donna saggia e aveva ragione. Quindi non siamo venuti. Però lo faremo. Perché io comunque ho degli amici a Sassari che non vedo da anni. Mi piacerebbe andare a trovarli e fargli pesare il fatto che sono sassaresi. E loro mi dicono: e tu sei di Cagliari, cazzo, o quella roba lì che dite voi, gazz, non so, non vi capisco, siete sassaresi. Diegotto. Gruber è stata scandalosa con Renzi e in generale zero contraddittorio quando intervista gli ospiti. Dai, come fa a piacerti Ale? Allora, guarda, io trovo che Renzi sia stato scandaloso da Gruber, cioè l'ho trovato veramente, veramente triste, no? E poi lo dico senza volergliene male, nel senso io a Renzi gliene voglio male, ma per la questione dell'Arabia Saudita che non gli perdono, sinceramente. Tutto il resto ci può anche stare, però quella questione dell'Arabia Saudita non gliela perdono. Io trovo che Renzi sia stato scandaloso, sinceramente, cioè era proprio un... Oh! Le battutine da bambino, il pregiudicato Travaglio, ma qui allora voglio fare i soldi, cioè, non lo so, facendo le cause al signor Travaglio, non lo so, l'ho trovato un po' infantile e quindi Gruber a un certo punto si è scazzata, quindi non l'ho trovata così scandalosa, sinceramente, devo dirti la verità. La trovo una persona in gamba. Su alcune cose è comprensibile che lo possa non piacere, perché alle volte è altezzosa, alle volte è un po' sprezzante, tipo non mi era piaciuta con Di Maio recentemente perché l'ho trovata un po' paternalistica nel modo di porsi, o maternalistica se vogliamo, non lo so, l'ho trovata un po'... Però in generale è una persona che apprezzo, la cui cultura apprezzo, insomma, il cui percorso giornalistico apprezzo. Quindi mi piace. Salutiamo Matteo Renzi, come dice Sandro, che sicuramente ci sta seguendo. Un bacio, un abbraccio e un amen. Quindi, non so, mi sta simpatica Gruber. È un po' come una zia che guardi e provi affetto nei suoi confronti. Ha fatto anche cose molto buone. Ciao Falco, hai ragione, ha fatto cose buone. È un po' come Matteo Renzi, no? Che ha fatto anche cose buone e poi è impazzito. Daniele. Secondo te è vero che l'aspirazione di Draghi sia diventare il presidente della Repubblica? A me sembra sia un pettegolezzo politico cavalcato dai giornali. Allora, secondo me Draghi è possibile che diventi presidente della Repubblica, ti stupisco. Secondo me è plausibile che lui abbia l'aspirazione di diventare presidente della Repubblica, perché se io fossi in Draghi vorrei diventare presidente della Repubblica. Perché diventare presidente è un po' coronare un sogno, no? Cioè, Draghi ha qualcosa come 74 anni, 74-75. Lo dicevo prima con degli amici. Cosa? Sei stato tutto. Sei stato presidente Sei stato un importante banchiere. Sei stato presidente della BCE. Diventi a un certo punto premier. Ci sta che la conclusione naturale della tua carriera, perché dubito che dopo gli 80 anni, cioè, nel senso, hai 80 anni, a un certo punto inizi a rilassarti. A meno che non sei Berlusconi, che, cioè, veramente ha intenzione di andare avanti, che non ne avrà 1200. Però. Cioè, è proprio è la massima onorificenza possibile diventare presidente della Repubblica. Quindi mi sembrerebbe strano che non gliene freghi niente, che non abbia questa ambizione, perché un uomo comunque che poi diventa anche delle istituzioni e che ha sempre ricoperto incarichi molto di pregio, come può non voler diventare poi presidente della Repubblica? Quindi secondo me un po' questo c'è. Ma teniamo conto che, a prescindere dalle sue aspirazioni, Draghi è l'unico nome che potrebbe mettere d'accordo sinistra e destra. Cioè, non è l'unico nome, ma è uno dei pochi nomi che
che potrebbe mettere d'accordo sinistra e destra. Perché il vero pericolo, e proprio lo dico da non particolare simpatizzante della destra meloniana, salviniana, perché non è che mi stia particolarmente simpatica, però il vero rischio che la sinistra corre in questo momento è che il Presidente della Repubblica si è espresso da destra, cioè con una forte partecipazione della destra. In Italia non è mai successa questa cosa, è sempre stata espressione del centro-sinistra. E il centro-sinistra vuole mantenere questa cosa qui. Per una serie di ragioni, perché il centro-sinistra è sempre considerato molto più, come dire, autorevole nell'esprimere queste figure, è sempre considerato molto più istituzionale, no? Mentre in Europa la forza più istituzionale è il centrodestra, poi in Unione Europea la forza più istituzionale è il Partito Popolare, quindi anche von der Leyen è di destra, un sacco di figure che fanno parte del vari commissari, cioè vengono da quel mondo lì, perché la maggior parte dei seggi nel Parlamento Europeo ce li ha da sempre il Partito Popolare. In Italia questa cosa non è così perché per una serie di ragioni culturali. Potrebbe essere che questa cosa si interrompa e Draghi è l'unico che credo il centrodestra consentirebbe affinché finisca lì, ma semplicemente perché poi crea il vuoto a Palazzo Chigi e a quel punto il governo viene giù. E il centrodestra ha tutto l'interesse per andare perché il governo venga. La destra. Perché il centrodestra ormai non esiste, il centro chi è? Forza Italia, c'ha 3 voti. La destra ha tutto l'interesse perché il governo venga giù e a un certo punto si vada a votare, no? Quindi Merkel, esattamente, Merkel è di destra. È solo che è una destra buona, in un certo senso è una destra presentabile. Non è una destra che, ah, che schifo tutti. Cioè, Merkel è la donna di destra che però aveva accolto 1 milione di siriani in Germania. Cioè, è una destra conservatrice, legata alle tradizioni, quindi non è, la Merkel non è progressista che dice, uè, uè, aborto, cannabis. No. Però è una destra, in un certo senso, presentabile, no? Che non è Salvini che fa la messa, cioè, messa con Salvini, non è quella roba lì. Quindi noi quella destra non ce l'abbiamo, perché per una serie di ragioni la nostra destra non ha fatto i conti con se stessa e quindi è rimasta sta roba qua. E vabbè. Tra l'altro faccio notare. Ah no, ok, Elena, me l'hai fatto notare che sono le 20, quindi. C'è un'ultima domanda che è entrata tardissimo, però dai, riusciamo a prenderla, credo. Rispondo con una fiammata e poi me ne vado. Ciao Shai, scrive Fede Fica, ok. Io e il mio ragazzo ci siamo guardati il podcast con Fedez e abbiamo notato che hai riflesso su di lui molte delle tue insicurezze, arrivando a insistere così tanto che lui ha espressamente detto di sentirsi giudicato. Oh no, non la vedo tutta, mai ancora. Vediamo se ho la mail. Aspetta, perché non la leggo. Non la leggo tutta perché qua c'è un difetto orrendo e io non so come fare. Non so come leggere la tua domanda, lo sai? Meravigliosa questa cosa. Se i moderatori mi aiutano al volo e mi dicono come potrei fare, se no, perché cioè, la vedo che si tronca. Perché Streamlabs me la fa vedere così. Moderatori, vi summono. Spiegatemi come fare. L'hai riscritto qui. Fedefica, grandissimo. Arrivando a insistere così tanto che lui ha espressamente detto di sentirsi giudicato, ma tu hai ancora continuato a insistere. Mi riferisco all'esportazione sui media della sua vita privata, ad esempio. Ok, no, non è andata esattamente così. Nel senso, io penso che Fede si sia sentito giudicato perché lui è spesso giudicato per quella questione
dell'esposizione dei figli sui social. È la cosa numero uno che gli viene sicuramente criticata a lui e a moglie. E io di fatto mi sono fatto portavoce di una critica che lui sentirà di continuo e sulle quali si fa delle domande, perché l'ha detto lui stesso. Ed è per quello che ha detto mi sento giudicato. Però non credo che il suo sentirsi giudicato sia, si sia, non credo anche perché lo so perché ci ho parlato poi con lui, sia dovuto a quella roba lì, al proiettare le mie insicurezze su di lui. Tanto più che quella non è una mia insicurezza, cioè la questione dei figli, io sono molto sicuro su quella roba lì. Le mie insicurezze non arrivano dalla mia esposizione o non esposizione di mio figlio e della mia famiglia sui social. Quindi no, direi che sono abbastanza tranquillo nel dirti che non è quella la dinamica che si è instaurata. Però è vero che io ho riflesso su di lui molte delle mie insicurezze, lo faccio in chiave comica. È una cosa che faccio per due ragioni. Uno perché è molto più semplice per qualcuno non sentirsi attaccato se io gli dico che quella è una mia insicurezza. Cioè, se io ti dico una cosa è se ti dico, ma cioè, questa roba ti ha fatto piangere, ok? E tu potresti sentirti attaccato perché il machismo, l'importanza di non mostrarsi fragili, eccetera, eccetera, ok? E magari io vorrei anche poterti. Potrebbe essere che io ti voglia prendere in giro per il fatto che tu hai pianto, perché non lo sai chi hai davanti. Una cosa è se ti dico, a me questa cosa ha fatto piangere anche te, è molto diverso l'approccio. E quello è sempre il mio approccio quando voglio parlare di qualcosa che è un pochino delicato, cioè cercare di mostrare le mie insicurezze come porta, no? L'ho sempre fatto, lo faccio anche in Breaking Italy, cioè metto le mie insicurezze davanti a tutto in modo da dare un ponte alla persona che sta ascoltando, che mi sta parlando con me. Quindi sì, io quella roba la faccio, però non, il fatto che lui abbia detto mi sento giudicato, non credo che, cioè, so per certo che non è, che la ragione non è perché io abbia proiettato le mie insicurezze su di lui. Sono proprio due elementi che sono abbastanza distinti, ecco. Però ecco, questa cosa di proiettare le mie insicurezze sugli altri è un po' una mia chiave comica, nel senso che a me piace prendermi in giro e piace farmi prendere in giro dall'ospite. Barba era perfetto, no? Barba scura è perfetto. Perché la prima cosa che ha fatto è stato attaccarmi lui sulle questioni tipo: ma perché? Ma perché ti parliamo di queste tue insicurezze, questa storia dello youtuber? E per me è perfetto, perché lì, cioè, quando qualcuno capisce che può giocare con te su quella roba lì. Mi fa stare bene, mi mette a mio agio il fatto che mi prenda in giro. Molti ospiti, magari questa cosa è diversa, eccetera. Però ecco, sono poi due elementi staccati. Così però influenzi la risposta o no? Bella domanda, Giorgio. Influenzi la risposta? Dipende. Ovviamente dipende da che cosa stiamo dicendo. Ad esempio, se io vedo che l'ospite non mi segue su una certa cosa, non lo seguo. Cioè, non, cioè la questione muore un po' lì e poi non lo puoi fare su tutti gli argomenti, no? Ad esempio, se io ti dico, wow, questa storia che mi hai raccontato è incredibile e empatizzo tipo l'imbarazzo che avrei potuto provare. Io mi sarei sentito in imbarazzo in quella situazione. Ti sei sentito in imbarazzo anche tu? L'ospite può dire sì o può dire no, quindi non credo che in quel caso stai influenzando la risposta. Mentre in altri casi, se insisti troppo e gli stai suggerendo la risposta, può essere che in quel caso la influenzi. Anche lì devi un po' capire quanto è forte il carattere di chi sta parlando con te e un po' dove vuole far andare le cose. Non è facilissimo, ogni tanto io la sbaglio, come ogni tanto non è chiaro per l'ospite che sto scherzando. Con Fedez è emerso più volte che secondo me per lui non era chiaro che io stessi scherzando. Anche perché tenete conto del fatto che io comunque rimango un personaggio un po' anomalo, nel senso che io parlo di continuo di cose serie e pallose, di argomenti molto seri, molto profondi, molto gravi, però lo faccio di continuo con un tono che non c'entra niente.
E questa cosa crea dissonanza per alcuni. Tipo, ieri parlavo di bambini nordcoreani che vedono esecuzioni e quindi rimangono traumatizzati, no? Persone vere, non cose inventate. Una persona che diceva questa roba qui. E poi ho subito aggiunto che per assistere a un'esecuzione devi essere alto così e avere 10 anni, perché 7 sono troppo pochi. Quello è quasi una comicità da stand-up, però che quasi non c'entra. È come se lo facesse Lily Gruber, cioè è una roba che confonde, capito? Per chi mi conosce è pacifico che faccia questa cosa, ma per chi non mi conosce è strano. Quindi mi rendo conto anche che ci sia questo problema. E poi io comunque ho tanto da imparare. Quindi, cioè, accetto le critiche. Poi vi odio. No, sto scherzando. Quindi, scusate che comunico. Ho esatto, una comicità da Zoomer. Esatto, sono un simpaticone. Quindi sì. Niente, dai, era tutto. No, no, non era una critica, Giorgio, stavo facendo il buffone come mio solito. Ho apprezzato la domanda, perché capisco che vuoi imparare da me, che sono saggio e colto. Quale miglior maestro, dopo tutto. Quindi, grazie per la. Vedrete ad esempio la cagata che ho fatto nel nuovo podcast con me che diceva all'ospite dove sedersi e poi sono passato davanti alla videocamera. Non sono capace, ma dopo 100 puntate imparerò. Io sono, no, duro di comprendere, ho bisogno di molto tempo per imparare anche le cose. Quindi, grazie a tutti per la compagnia. Buone feste, nel senso, non so se salterà fuori un, no, non salterà fuori un video perché finiamo con Breaking Italy poi il 24. Quindi, buon Natale a voi e famiglia. Buone feste. Buon Capodanno, no, dai, magari qualcosina. Riesco. Seguitemi su Instagram, dai, rendetemi le cose semplici. Facciamo tutto su Instagram, faccio una story in cui ci sono io che mangio dolci e come ogni anno prendo quei 2 kg che poi mi rimangono sino all'anno successivo. Quindi, mi raccomando, fate i bravi. Non si può più dire Buon Natale, esatto, perché sennò von der Leyen, da donna cattolica, cristiana, si offende, sciamenze. Quindi buon Natale, buone feste per chi non gliene sbatte niente, buon Hanukkah che cade più o meno in questo periodo e buon tutto. E poi in realtà ci vediamo lunedì, quindi comunque continuiamo a vederci con Breaking Italy. Niente, cioè, ci abbiamo ancora una settimana. Dai, fate i bravi, vado a mangiare. Ecco la bandierina simbolo di fine e di inizio, non so cosa sto dicendo. Ciao.